Le 8 e un quarto, sono a Bologna, ora aspetto la coincidenza del treno per Torino e qui a Bologna mi incontrerò con Luca in direzione Val d'Aosta. Ecco qua, pieno carico con cibo, acqua e tutto, sono a 104 kg, minchia. 20 kg di peso ho addosso. Fa delle foto bellissime. Torino Porta Susa, un altro viaggio, direzione Aosta. Dai. Vedi i braccialetti? Eccoci ad Aosta. Dai, siamo quasi arrivati. Ora l'ultimo tratto, l'autobus, e arriviamo a Courmayeur. Va bene, Luca? Abbastanza bene. Abbastanza bene. Abbastanza bene. Dai. Mi fai finire l'ultima Allora, trattativa. siamo a Courmayeur. Pensavo di essermi portato via un amico che mi avrebbe fatto compagnia. Invece Me lo stacco. farò Il tor da il tor solo. da solo. Va bene, guardate, il tempo fa schifo, ma non così schifo. Sta piovendo, però insomma è sopportabile, la temperatura non è freddissima, almeno qua tra un po' saliremo in quota e ci divertiremo. Le ultime parole famose perché appena detto che non sta piovendo tanto, sta aumentando. Va bene, ciao, dopo, ci sentiamo dopo, ci vediamo dopo. Queste due pubblichi direttamente su Facebook, poi. 2 km con 8000 metri di dislivello. No, scherzo. E si sale. 200 metri con 80 di dislivello. La saggezza. Flescia. Senti, dopo però la posso ce l'ho anche. Guarda, già sta taglia, questo taglia. No, questo lo tengo. Questo fa visualizzazioni, una cifra. Questo fa che Ah, giusto, ti devo dare il bagnoschiuma. I primi 1000 quasi sono andati. Adesso facciamo il primo valico e poi cerchiamo un posto dove dormire. Ah, abbiamo anche la vasca per lavarci. Wow. Abbiamo deciso che stanotte ci fermiamo qua. Abbiamo fatto 8 km e mezzo, 1000 metri di dislivello. Siamo in alto, un posto bellissimo. Allora, una mossa fiato, hai una panoramica che bellissima. Wow, bello.